PCT Facile, il primo podcast per avvocati tecnologici. Ciao, stai ascoltando PCT Facile, il primo podcast pensato per avvocati tecnologici. Io sono Francesco Posati, autore e curatore, e ti do il benvenuto alla nuova puntata. Spero che ti sia piaciuta la puntata 17, Amarcord, dove abbiamo ripercorso insieme questi mesi di vita del podcast. Iniziato in sordina, ormai si sta sempre più strutturando in un suo format, grazie anche ai tuoi feedback e consigli che mi condividi nelle varie piattaforme social e su Telegram, da dove ho incominciato. In questa nuova puntata parlerò di comunicazione e di come questa è cambiata negli studi legali. Il tema della puntata è nato dall'evento di ieri al Tribunale di Velletri, dove si è svolta la prima giornata della legalità. Come sai, da un po' di settimane sono stato il produttore esecutivo del video introduttivo all'evento, patrocinato dall'Associazione Nazionale Magistrati e coinvolto in primo piano nell'organizzazione. Sul canale Telegram PCT Facile ho condiviso il report fotografico e uno straccio del video durante la messa in onda. Troverai nei contenuti del podcast anche il link per la visione integrale del video. Fammi sapere se ti è piaciuto. Ho già anticipato nella nota vocale di ieri su Telegram, che introduceva il podcast di oggi, che per la prima volta il Tribunale di Velletri si è aperto e si è raccontato agli studenti delle scuole superiori del circondario. Gli esperti di comunicazione parlerebbero di storytelling, forse uno dei primi casi realizzati all'interno della pubblica amministrazione, a mia conoscenza. Infatti, abbiamo applicato i principi della narrazione per raccontare il concetto di legalità e raccontarsi, perché dietro ai fascicoli ci sono le persone che nella loro opera quotidiana realizzano la legalità. Abbiamo comunicato! Mario Alberto Catarozzo, project manager, comunicatore e formatore, dalle pagine web del Sole 24 Ore del 24 luglio del 2014, ci ricorda che oggi, quasi in un percorso storico circolare, l'arte del parlare, per convincere e per persuadere, torna in auge e con gli strumenti di comunicazione di massa e la comunicazione nelle sue più ampie accezioni diventa centrale in ogni ambito. Essere un bravo comunicatore oggi fa la differenza in tutti i settori. Si va così dalla politica alle professioni, dalla religione allo sport, dalle relazioni internazionali alle relazioni professionista-cliente. Per non parlare poi del marketing, che fa della comunicazione il suo cuore pulsante. Comunicare per convincere, comunicare per persuadere. L'avvocato tecnologico deve quindi acquisire consapevolezza che anche la comunicazione cambiata. Ormai sono caduti tutti gli steccati deontologici e normativi che imponevano allo studio legale la comunicazione passiva, dalla targa fuori dallo studio, soggetta a vincoli di misure, al biglietto da visita, alla carta intestata, al passaparola, canali di comunicazione passiva che fuoriescono dal nostro controllo. Sono anche caduti i limiti culturali, sempre con acume, Catarozzo evidenza. Fino a poco tempo fa, l'avvocato analogico considerava la comunicazione solo come una parte dell'arte della retorica e della dialettica giudiziaria. Serviva a scrivere atti, a perorare cause davanti alla pubblica autorità, a sostenere argomentazioni in giudizio. Fuori dall'aula la comunicazione cessava la propria funzione e saper comunicare con i clienti o con i collaboratori in studio non rientrava certo tra le priorità dello studio legale. L'apertura al mercato, la digitalizzazione e la dematerializzazione dei rapporti sociali, l'internet e il web, i social media, l'instant messaging e il VoIP portano i professionisti digitali a confrontarsi con nuove realtà e nuove competenze. Oggi lo studio legale, per essere moderno, deve essere una realtà condivisa, aperta. Sta muovendo lo studio professionale tradizionale, fragile nella sua gestione interna, in cui il dominus titolare dava il nome allo studio e lo rappresentava in tutta la sua essenza, dove il resto era contorno, i collaboratori, i praticanti, le segretarie, dove il saper comunicare, da intendere anche come il saper mettere in comune le proprie idee, era visto di cattivo occhio perché avrebbe minato la rendita di posizione dei singoli, dove era assente una vision condivisa da comunicare all'interno dello studio e al suo esterno, dove la trasmissione del proprio sapere ai collaboratori o praticanti era osteggiata per evitare che un giorno diventassero potenziali concorrenti, dove la gestione del conflitto nello studio era assente e si preferiva adottare soluzioni estreme come l'espulsione del collaboratore in contrasto, preferendo cedere il capitale umano e il know-how invece di gestirlo, confrontarsi. Questo ormai è il passato dello studio professionale.
Oggi il mondo è cambiato, il mercato legale è cambiato e le strutture professionali con lui. Il coworking sta diventando una realtà sempre più diffusa accanto alla condivisione di spese che vede legali coesistere in un unico ambiente nel tentativo di ottimizzare i costi da un lato e di creare network dall'altro. Come ci ricorda sempre Catarozzo, la stabilità di un'organizzazione e la sua articolazione richiede gestione e per gestire bisogna saper comunicare. Stai ascoltando PCT Facile, il primo podcast per avvocati tecnologici. Gli studi digitali devono acquisire competenze di comunicazione manageriale per gestire, non solo per convincere e persuadere, comunicare per capirsi, condividere e poi decidere insieme. Dobbiamo superare la logica metacontroversiale per imporre la propria idea, una logica ormai fallimentare. Concludo con l'intervista di Mario Alberto Catarozzo, rilasciata a Dialogo TV e ospite in diretto della puntata. Consiglio di seguirlo nei suoi profili social. Intervista incentrata sui cambiamenti che stanno interessando i professionisti, quali avvocati, commercialisti, architetti, consulenti del lavoro, circa la possibilità di utilizzare la rete come strumento di promozione e visibilità della propria attività professionale, in modo efficace e corretto. Ma prima di lasciarti alle parole illuminanti di Mario Alberto Catarozzo, ti annuncio che in settimana interverrò al Festival del Podcasting per raccontare la mia esperienza. Riceverai tutti gli aggiornamenti da Telegram. Con l'occasione ringrazio Giulio Gaudiano, organizzatore del Festival, con la sponsorizzazione di Spreaker.com, RadioSpreaker.it e Castamatic, l'app per ascoltare i podcast. Giulio Gaudiano è anche autore del podcast di strategie digitali su iTunes e su Spreaker. Consiglio di ascoltare Giulio per conoscere e sviluppare la propria strategia digitale. Ormai avere e curare una presenza online è vitale. Nel salutarti, ricordandoti che viviamo il futuro digitale, ti lascio alle parole di Mario Alberto Catarozzo. Ciao! Come sta cambiando il mondo di internet e la gente ha veramente coscienza della sua diffusione? Il mondo di internet sta cambiando in maniera radicale e repentina. Se noi prendiamo in considerazione l'ultimo decennio, gli ultimi 10 anni, abbiamo avuto una vera e propria esplosione di questo fenomeno che rappresenta in tutto il mondo, quindi anche in Italia, lo strumento tecnologico di comunicazione più avanzato. Questi ovviamente la classifica è stilata in funzione di dati assoluti, cioè degli utilizzatori assoluti, quindi è normale che la Cina, che ha 1.330.000 abitanti, abbia qualcosa come 420 milioni di utilizzatori internet e quindi al momento è soltanto un terzo, il 31% della popolazione cinese che utilizza internet. Noi, cioè l'Italia, contribuisce a livello mondiale ad una fettina di questa torta dell'1,5%. Focalizzandoci sull'aspetto lavorativo, quali sono le nuove figure che stanno emergendo proprio grazie alla diffusione di internet? Le figure che stanno emergendo sono innumerevoli. Internet è da questo punto di vista una enorme opportunità anche per far fronte alla crisi del lavoro. Oppure considerate che i quotidiani, la carta, che non sparirà in qualche modo romanticamente, spero che sia così, vengo da quel settore, quindi sono affezionato, fatto sta che la riduzione dei costi e i costi anche di costi di stampa e di distribuzione porterà sicuramente ad una sostituzione, diciamo così, importante dei mezzi di comunicazione dalla stampa cartacea all'editoria e al giornalismo online. Per quanto riguarda lato invece ricerca di lavoro, potenzialità di questo nuovo strumento, voi considerate che ormai è prassi comune, insomma diffusa, il recruiting online, quindi ci sono interi portali anche molto strutturati e molto importanti dedicati solo a questo. Esistono i video curriculum ormai, esiste la possibilità di fare recruiting online direttamente, cioè non solo di mandare il curriculum ma anche di fare il colloquio. Ultima cosa, ma non ultima per importanza, i social network, per cui consideriamo che i social network nati inizialmente come momenti e strumenti di svago, di conoscenza, di divertimento, hanno attratto l'interesse di importanti flussi di investimenti commerciali, perché vengono profilati gli utenti e raccolgono investimenti.
Segui PCT Facile su avvocatotecnologico.it, su Tumblr e su Telegram. Contatta l'autore, Francesco Posati, per idee, suggerimenti, richieste su about.me/fposati o scrivi a me@francescoposati.it. Sostieni il podcast tramite paypal.me/fposati.